Buongiorno a tutti, bentrovati. Grande giorno, importantissimo per quello che accadrà in sede all'Inter, l'incontro chiarificatore finale che porterà all'addio o a una retromarcia clamorosa che però Antonio Conte aveva già escluso nella notte tedesca dopo la finale di Europa League persa con il Siviglia. Situazione tutta da approfondire, le interpretazioni dei vari giornali e poi novità anche sul fronte Messi, perché sta accadendo di nuovo qualcosa in Spagna e altri segnali, altri indizi vanno in direzione Messi un po' più vicino all'Inter, come aveva detto qualche giorno fa, ancora ribadito Massimo Moratti, che aveva sottolineato il fatto come lui fosse convinto che l'Inter ci stia provando e proverà a portare Messi in nerazzurro subito, senza aspettare l'anno prossimo e tra poco. Adesso ne parleremo insieme. Mercato dunque in stand-by, aspettando che si risolva la questione panchina, la questione allenatore. Ho letto tanti vostri messaggi, tanto risentimento per diciamo il comportamento, le dichiarazioni di Antonio Conte subito dopo la finale persa con il Siviglia. Steven Zhang proverà in ogni modo quest'ultimo tentativo per cercare di fargli cambiare idea, per non svilire e far di nuovo ricominciare tutto da zero dopo essere arrivati a un passo dalla vittoria, a un passo dalla Juventus nel campionato appena terminato, a un passo dalla conquista di un trofeo europeo sfuggito solo nell'ultimo, diciamo, quarto d'ora della finale, poi persa anche in modo sfortunato, rocambolesco, con quella deviazione di Lukaku nella sua porta, di un pallone che sarebbe finito fuori, tutte cose che chiaramente non ci sono piaciute, però bisognava aspettare. Io sono convinto che dal momento che era stata sancita una tregua, così come era stato stabilito nella call precedente alla campagna europea nerazzurra tra Steven Zhang e Conte, bisognava tutto rimandare al confronto di oggi, evitare un altro sfogo pubblico, un altro mettere in piazza tutte le cose che non vanno, non sono andate in questa stagione, e poi veramente fare anche un attimo di considerazione con tutto quello che è successo in quest'anno, il Covid, la pandemia, i tanti morti che ci sono stati in tutto il mondo, tanti in Italia, situazioni economiche difficilissime per tantissime famiglie ancora adesso che faticano ad arrivare o non riescono proprio a fine del mese. Mi sembra che dipingere una situazione così drammatica quasi di questa stagione vissuta all'Inter non ce ne voglia, però bisogna avere un minimo anche di rispetto per tutti quelli che veramente soffrono, e non a 12 milioni di euro a stagione. Insomma, mi è sembrato anche un po' troppo poco rispettoso quello sfogo di quella che è la situazione reale del paese e di tanti anche tifosi dell'Inter. Mie considerazioni personali, la vostra opinione, poi chiaramente nello specifico l'abbiamo ricordato ieri tutti, gran parte di motivi per cui Conte chiederà a Steven Zhang una rivoluzione societaria, sia dal punto di vista della comunicazione che dal punto di vista dirigenziale, perché si è sentito poco protetto, poco, diciamo, anche seguito sul mercato con l'acquisto di Eriksen, che lui non avrebbe voluto, senza aver portato a casa quei due uomini per lui fondamentali per la vittoria finale, Dzeko e Vidal, che secondo lui ancora convinto che con cui avrebbe vinto tutto. Chiaramente però sono problematiche non così gravi per portare a una distruzione totale di tutto quello che di buono è stato fatto, almeno questo è il mio pensiero. Poi vabbè, vedremo cosa succederà oggi. Steven Zhang farà il suo tentativo, chiederà a Conte di ritornare sui suoi passi, proverà a convincerlo, proverà ad andargli incontro sul mercato, promettendogli rinforzi importanti anche senza spese folli,
proverà comunque anche a farlo sentire importante, gli chiederà lui direttamente che l'ha voluto così tanto all'Inter di rimanere, e bisogna capire adesso se Antonio Conte, dopo un weekend di relax, dopo aver sbollito anche la delusione per la sconfitta col Siviglia, magari abbia un po', diciamo, riflettuto e considerato questa retromarcia che aveva già escluso venerdì sera, adesso a bocce ferme, se è cambiato qualcosa, se ci sarà anche magari una possibilità. Si parla di un ausilio vicino alla Roma, quindi si potrebbe anche liberare il posto di direttore sportivo, e qualcuno ipotizza che possa essere affidato a un suo grande amico come Petrachi, libero dopo il licenziamento dalla Roma, suo compagno già dalle giovanili del Lecce, dunque che è cresciuto insieme ad Antonio Conte, e potrebbe essere il compromesso, a patto però che, questo è un altro mio pensiero, che non si torni alla prima difficoltà, alla prima sconfitta, di nuovo a prendersela con tutto il mondo Inter, la società e tutto quant'altro. Bisogna fare un patto per arrivare alla vittoria senza più quegli sfoghi pubblici che non sono piaciuti. Questo verrà chiesto a Conte, tanto alla dirigenza. Il nodo però è anche la posizione e la figura di Beppe Marotta, con cui si è incrinato il rapporto, a iniziare dall'acquisto di Eriksen, che Conte non avrebbe voluto, poi per la questione calendari, per una serie di incomprensioni che hanno portato un rapporto solido a non esserlo più, e sembra che sia difficilmente ricomponibile, ma qui Steven Zan, penso, almeno a meno di sorprese, che non vada a rivoluzionare interamente la società, non vada a toccare la figura di Marotta, di cui si fida ciecamente, a cui ha affidato la società anche durante i 5 mesi di lockdown in cui lui è rimasto in Cina, affidandogli completamente tutto in mano, a lui e all'altro amministratore delegato Antonello. Insomma, partita di poker molto difficile, e aspettiamo qualsiasi tipo di risultato. Adesso la soluzione più probabile è che si vada a una separazione consensuale. Non sappiamo, non pensiamo che Conte lasci sul tavolo i suoi 2 anni di stipendio, 24 milioni, anche comprensivi, poi da cui bisogna aggiungere quelli del suo staff. Secondo me la soluzione più probabile adesso è una buona uscita, con una stagione magari pagata dall'Inter o poco meno, e un arrivederci con Allegri già pronto a prendere il posto di Antonio Conte. Vedremo quello che accadrà nella giornata di oggi, e insomma, giornata molto calda, molto difficile. L'opzione del tentativo che abbiamo definito disperato di Steven Zhang per alcuni potrebbe portare a un risultato, al risultato che Conte cambi idea, una ipotesi che non si può escludere, però chi ha sentito Conte in questi giorni può dire che insomma è fermo sulle sue posizioni: o rivoluzione totale, o carta bianca, o un ruolo di manager all'inglese, gli acquisti che vuole per vincere lo scudetto importanti, oppure farà il passo indietro che fece già 6 anni fa alla Juventus con Allegri, con cui ci sono stati dei contatti indiretti, che sta aspettando, su cui c'è anche il Paris Saint-Germain. Allegri preferirebbe l'Inter e rimanere in Italia, la soluzione francese. Anche qui lì è una partita di poker, con Conte che magari sfrutterà, cercherà di allungare questa fase per portare a casa la sua buona uscita, mentre l'Inter adesso ha anche fretta per programmare la prossima stagione. Non c'è una data di raduno, non c'è una data di inizio di preparazione, non si sa appunto se ci sarà ancora Conte o Allegri sulla panchina nerazzurra, e serve una soluzione rapida, in tempi brevi, nei prossimi giorni, al massimo venerdì. L'Inter deve avere il suo allenatore e programmare
quella che sarà una stagione che deve rivederla protagonista dall'inizio alla fine, cercando di tornare a quella vittoria che è sfuggita di un soffio, dicevamo, di Messi, perché le notizie che arrivano dalla Spagna vanno ancora in direzione di una sua insoddisfazione totale per tutto quello che sta accadendo a Barcellona, perché Ronald Koeman ha chiamato Luis Suarez e l'ha silurato, il grande amico di Messi, con cui Messi va sempre in vacanza, che abita a qualche isolato da casa sua, con le mogli molto amiche, i figli molto amici, insomma ha già comunicato a Suarez che non farà parte del progetto. E anche sempre dalla Spagna sostengono che Jordi Alba, l'altro suo grande amico, sia stato offerto all'Inter, o sarà presto offerto all'Inter nel pacchetto per Lautaro, per una trattativa che si potrebbe riaprire presto con i suoi due grandi amici, quindi silurati, che non faranno più parte del progetto Barcellona, e potrebbero portarlo a decidere definitivamente di chiudere la sua avventura in Blaugrana, di prendere una decisione clamorosa subito, già da questa stagione. E anche qui il tempo scorre. Chi sostiene che la sua clausola per liberarsi a costo zero sia valida fino al 31 agosto, quindi per quello c'è poco tempo, bisogna anche qui affrettare i giri del motore per trovare subito l'assalto finale definitivo per il sogno, che non è più così realizzabile, come dice Massimo Moratti. Vedremo se ha ragione l'ex presidente dell'Inter. Un'offerta, quella del Barcellona, secondo i media spagnoli, per Lautaro, che sarebbe di 65 milioni per più Jordi Alba per Lautaro, però nel pacchetto potrebbero finire anche Vidal e lo stesso Suarez, magari ridiscutendo l'ingaggio stellare che ha. E qui Messi, con i suoi due grandi amici, potrebbe veramente dire di sì all'Inter, ma anche qui tutto in divenire, in fieri, e tutto dipendente anche dalla questione allenatore, che oggi però si saprà e si risolverà qualcosa di più. Cominciamo la nostra rassegna stampa, la nostra lettura dei media, iniziando da Sport Mediaset, con una interpretazione ancora più verso la possibile sorpresa clamorosa sulla questione Conte, sul fatto che si possa arrivare a una soluzione positiva nell'incontro di oggi. Niente adesso è scontato, secondo Sport Mediaset. Poche ore all'incontro decisivo, l'addio non è scontato. Leggiamo cosa riporta il nostro sito di riferimento. Ci siamo, mancano poche ore all'incontro decisivo tra Inter e Antonio Conte, appuntamento fissato, ma è possibile anche che venga si realizzi in un luogo non in sede all'Inter. Le parole del tecnico dopo la finale d'Europa League persa hanno fatto pensare immediatamente all'addio, ma in questi giorni la dirigenza nerazzurra ha cercato di mediare. La partita è ancora tutta da giocare. Al tavolo ci saranno Zhang, Marotta e Ausilio da una parte e Conte dall'altra. Qui correggiamo un attimo un errore, perché ci saranno solo Conte, Steven Zhang, e solo in caso positivo poi si cercherà un tavolo con i dirigenti per ricomporre le fratture che si sono create in questo periodo. E dunque poi un addio che è tutt'altro che scontato. La volontà della proprietà è quella di proseguire con Conte, ma se non sarà possibile bisognerà discutere sulle modalità dell'addio, e qui entrano in gioco i milioni di euro. L'esonero non è all'ordine del giorno, quindi il club accetterà solo le dimissioni. Bisogna fare in fretta, anche perché la nuova stagione è già alle porte e l'Inter rischia di rimanere senza il sostituto, quel Max Allegri, che potrebbe essere tentato però dal Paris Saint-Germain. E anche qui, quindi, l'Inter deve aumentare e fare fretta. Poi è iniziata l'era Pirlo, il primo giorno è andato alla grande, questo quanto successo in quel di Torino. Ma andiamo alla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, con la pagina e il titolo diviso tra Conte e Pirlo, tra Inter e Juventus, con anche il Milan che si è radunato senza Ibrahimovic. Ancora un caso irrisolto in casa rossonera. Gazzetta dello Sport: il patto
con Pirlo e Cristiano Ronaldo da una parte, poi il verdetto, Conte Zhang interroga il vertice sul futuro, mediazione del presidente in corso per riuscire a trattenere l'allenatore, poi Allegri pronto al cambio dopo vacanze, mari e monti, adesso si trova con famiglia e Ambra in montagna, in Alto Adige, pronto per tornare alla guida di una squadra e vedremo quale sarà. Prime pagine dedicate al raduno della Juventus e poi Zhang incontra Conte, l'obiettivo è la conferma, se il tecnico alza il tiro l'Inter al sì di Allegri, l'ora della verità, il titolo, poi Bergomi, la sua opinione, Antonio rimanga, ora può davvero superare la Juve, un punto di incontro si trova, ama le sfide, la sua Inter ha tutto per vincere il titolo, poi incidente per Buonaiuti, il preparatore dei portieri, contro un sub e fuori pericolo, e naturalmente gli mandiamo un abbraccio grande, che possa riprendersi, però per fortuna è fuori pericolo, anche se ci sono stati attimi molto, molto preoccupanti, è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Ancona, dove si trova ricoverato, sì, può arrivare il nostro messaggio, naturalmente gli siamo vicini. Mediazione o rivoluzione, inizia così il suo articolo di sintesi della situazione in casa Inter, la Gazzetta dello Sport, sembra uno slogan di un movimento parapolitico degli anni andati, ma è quel che avverrà oggi all'Inter, è il giorno della verità, il dentro fuori di Antonio Conte nel suo incontro col presidente Steven Zhang, in ballo c'è la panchina dell'Inter, c'è uno strappo, quello tra Antonio e il club, che pareva non rimediabile il giorno dopo lo sfogo di Colonia, invece con l'avvicinarsi del faccia a faccia sono segnalate in aumento le possibilità che il caso possa rientrare, Conte dunque resti il tecnico anche la prossima stagione, benintesi Max Allegri è sempre dietro l'angolo, mentre si gode le vacanze in Valbadia, ed è una soluzione pronta all'uso, essendo il tecnico livornese libero, nel caso peraltro assai più desideroso di allenare a Milano piuttosto che a Parigi, questo lo sanno bene tutti a Viale della Liberazione, ma la partita è aperta e il finale non è già scritto e soprattutto la separazione non è certo il primo pensiero con il quale Zhang si approccerà all'incontro di oggi, al quale dovrebbe seguire un meeting dell'allenatore col resto della dirigenza. Il presidente tenterà la mediazione, proverà a rimettere insieme i coach, a tranquillizzare l'allenatore, a rasserenarlo anche sui rapporti col resto della dirigenza, proverà anche a capire Zhang perché vorrà leggere negli occhi di Conte la volontà di continuare il progetto tecnico, cosa che all'Inter non dispiacerebbe affatto, perché cambiare col nuovo campionato che già incombe è un rischio per chiunque. Poi Zhang riconosce a Conte di aver portato l'Inter al livello di rendimento elevati in Italia e in Europa, d'altro canto il presidente non può però accettare che un suo dipendente faccia dichiarazioni pubbliche che rischiano di essere lesive per l'immagine del club e dunque nel corso della chiacchierata chiederà eventualmente al tecnico di limitare certe esternazioni in futuro. In fondo l'esito dell'incontro di oggi è tutto nelle mani del tecnico, rientrato ieri pomeriggio dopo due giorni di relax a Torre del Mare in Liguria. Se l'approccio sarà con lo stesso umore del post-Colonia, allora a quel punto saranno praticamente nulle le possibilità di un matrimonio rinnovato e la chiacchierata si sposterà su un discorso prettamente economico relativo ai 47 milioni lordi dei due anni di contratto restanti fino al 2022, e idem se il tecnico dovesse centrare il suo meeting sui problemi coi dirigenti, discorso intorno al quale Zhang non è intenzionato a concedere aperture, ma se invece l'approccio sarà improntata al dialogo, allora non è escluso che il caso rientri e che si possa trovare un terreno comune sul quale confrontarsi, ad esempio sul mercato, che inevitabilmente sarà tema della discussione odierna, dovendo parlare di programmi, è qui che le parti devono venirsi incontro, è qui che Conte chiede garanzie, il tecnico vorrebbe innesti top in stile Hakimi, non si sbaglia, pensare a Kanté a centrocampo, al solito Dzeko in attacco, però su cui la Juventus è molto forte e vorrebbe già chiudere velocemente, in caso contrario vorrebbe chiarezza, siamo sempre lì nelle dichiarazioni di inizio stagione, negli obiettivi fissati per non vedersi costretto a lottare per forza per vincere il campionato, ma come si può non pensare a un Inter in corsa per la lotta dello scudetto dopo aver finito la stagione così come è stato, a solo un punto di distanza dalla Juventus. Dall'altra parte c'è una società che vive una situazione non semplice, post-Covid, questo ribadirà Zhang a Conte, il club che a fine luglio ha emesso un bond da 75 milioni di euro proprio per limitare gli effetti negativi della pandemia, insomma non c'è, finiamo l'articolo,
Se riusciamo, perché è sparita la pagina. Eccoci qui. Insomma, non c'è da aspettarsi granché, magari Tonali e Kumbulla, e forse sì, Emerson Palmieri, oltre a una quarta punta low cost, e dunque non certo geco. Eventuali operazioni onerose saranno pianificate solo in caso di cessioni di calciatori top, Skriniar, Brozovic o solito Lautaro, per il quale però al momento il Barcellona non ha ricominciato a mandare segnali. Peraltro, non è detto che queste offerte arriveranno mai, il mercato è difficile per tutti. Su questo terreno si riuscirà a trovare un punto di incontro, si chiede la Gazzetta. Il tentativo che vuol fare Zhang nell'idea di rimandare il secondo cambio di panchina consecutivo e sperando di far breccia in quel desiderio che non può non esserci nella testa di Antonio, vincere lo scudetto adesso che la Juventus pare avere meno certezze del passato, senza lasciare ad altri la fortuna di abitare un palazzo da lui stesso costruito, tirato su. Andiamo poi all'articolo su Allegri, tuffi in mare, chilometri in montagna, così Allegri si prepara a tornare al top. L'estate sta finendo, in vacanza insieme alla compagna Ambra Angiolini tra le Dolomiti e l'Isola d'Elba, godendosi il relax con una idea in testa: ricominciare ad allenare e l'Inter in prima fila. E poi dismessi, il Barça chiude con Suarez e anche Vidal, assist all'Inter, si chiede la Gazzetta. Un po' come vi ho detto poco fa, il club rompe col miglior amico di Leo. E Koeman punta Lautaro, hanno uno strano modo di corteggiarlo, Leo Messi si sente più fuori che dentro al Barcellona, ma il club sembra convinto che il tempo della diplomazia sia finito, ha chiamato Ronald Koeman per rinnovare lo spogliatoio, eliminando la vecchia guardia superflua, e l'olandese non sembra fare eccezioni. Ieri ha comunicato via telefono a Luis Suarez che i suoi giorni al Barça sono da considerarsi finiti. Non conta su di lui, invitato a trattare col club per transare sull'ultimo anno di contratto e poi a cercarsi una nuova squadra. La Suarez, 33 primavere, non è solo il più longevo partner d'attacco della Pulce, autore di 198 gol, ma è anche il miglior amico fuori dal campo del numero 10 argentino. Da quando ha approdato in Catalogna, l'uruguaio ha preso casa a Castelldefels, un paio di isolati da quella di Leo, le rispettive mogli sono amiche, i figli vanno a scuola insieme, i due vivono riti rioplatensi come il mate o l'asado, riti da calciatori come le vacanze sullo yacht. A luglio ne hanno noleggiato uno insieme da 7.500 euro al giorno. Questo però non salverà Suarez dal repulisti di Koeman, che ha fatto la stessa comunicazione anche a Vidal, che è una cosa che potrebbe interessare all'Inter in caso di permanenza di Conte, e che vuole fare a meno anche di Rakitic e Umtiti, mentre reintegrerà Coutinho, Messi amico anche del cileno ex Juve, ma con Suarez il legame è speciale. Quando con loro c'era anche Neymar, il trio era soprannominato lo Stress Amigos, e la partenza del brasiliano è stata una prima pugnalata al cuore di Lionel. Suarez non intende rinunciare ai quasi 10 milioni che il Barça gli garantisce da qui a luglio, e il suo futuro è al momento incerto, ma la sua partenza è chiave soprattutto nella vicenda Messi. A Barcellona vedono l'operazione come un fare spazio verso un nuovo assalto a Lautaro Martinez, proprio per andare incontro alla volontà del miglior giocatore al mondo e al tempo stesso centrare l'acquisto mediatico e futuribile che sancirebbe l'inizio di un nuovo ciclo. Vista da Milano, però, l'operazione ha altre prospettive. Da una parte resta il problema di liquidità del club di Bartomeu, che al momento non può avvicinarsi alla cifra richiesta per il Tor, dall'altra il divorzio da Suarez può contribuire ad allontanare ulteriormente Messi da Barcellona e a fargli considerare opzioni alternative, tra cui città in cui ha recentemente acquistato una casa e spostato i suoi affari. Stiamo a vedere. Andiamo adesso al Corriere della Sera per vedere se c'è un cambio anche qui, se ci sono più possibilità anche per il giornale di Milano, che era stato tra i più categorici nel dare un addio di Conte, praticamente per certo, secondo anche il Corriere della Sera, aumentano le possibilità che si riesca a trovare una mediazione nella giornata odierna, che sarà molto lunga, in cui i protagonisti cercheranno anche di dribblare taccuini e microfoni, i giornalisti che invece vorranno cercare di documentare quello che accade in Casa Nerazzurra. Conte, prove di dialogo tra Antonio Conte e l'Inter, la storia non è ancora arrivata al capolinea, anzi non è detto non possa proseguire. Qui c'è un cambio netto anche nel Corsera. Il colloquio di oggi tra il tecnico e il presidente Steven Zhang lascia aperte due strade: addio rivoluzione o permanenza e continuità. L'ombra di Massimiliano Allegri resta sullo sfondo.
in stand-by, perché oggi scatta l'ora del dialogo tra presidente e allenatore. I segnali di una possibile ricomposizione sono rimasti a galla pure nel pieno della tempesta, potrebbero divenire concreti al termine del vertice odierno. Il riavvicinamento, seppur a determinate e ben definite condizioni, è uno scenario che sta guadagnando un certo credito. Non sono invece mutati i rapporti tra Conte e la dirigenza, rimangono tesi. L'idea di Zhang non è di privarsi del tecnico, men che mai di esonerarlo, non solo per il contratto da 12 milioni netti a stagione che pesa sulle casse della società per circa 45 milioni nei prossimi 2 anni. Dopo la finale persa di Europa League, il presidente aveva speso parole di elogio per il lavoro dell'allenatore, indizio di stima, conto importante per il processo di crescita dell'Inter, per far tornare il club a vincere. Se lo facesse ne trarrebbe beneficio tutto il calcio italiano, interromperebbe il matrimonio, significa interrompere il matrimonio significa ricominciare tutto un'altra volta, la proprietà farà il possibile per evitarlo, ci proverà, non è detto ci riesca, di certo non si consegnerà. Al ritorno dalla Germania Conte si è preso una pausa, analizzato a fondo la situazione, ha atteso l'incontro con Zhang che da parte sua ha lasciato aperta la porta nerazzurra. Gli innegabili problemi tra allenatore e dirigenza potrebbero non scrivere la parola fine al rapporto con l'Inter, la proprietà gli riconosce di aver valorizzato la rosa, riconsegnato un ruolo di primo piano al club, non può né vuole però mettere alla porta la Di Marotta e il DS Ausilio. Conte non è uno sprovveduto, dice sì quel che sente, pensa ma conosce il calcio, sa di non dover chiedere teste, racconterà i fatti, Zhang deciderà, la proprietà non può cedere su tutto, ne va della credibilità presente e futura. Conte vuole incidere maggiormente, essere più ascoltato e coinvolto non solo sulle scelte di mercato oppure sulla quotidianità del club, comunicazione e gestione. Qui Zhang è disposto ad andargli incontro, strappando però la promessa di controllare in futuro certi sfoghi, perché seppur non indirizzati a lui si riflettono sull'immagine del club. Quel gruppo Suning tiene sopra ogni cosa, il vertice di oggi lascia aperte più soluzioni, il divorzio non è più gettonata, si parlerà di tutto, anche dell'incidente di cui ieri è stato vittima il preparatore dei portieri Adriano Bonaiuti, finito contro un SUV mentre si allenava in bicicletta a Grotta a Mare in provincia di Ascoli Piceno, trasportato in codice rosso all'ospedale di Ancona, non è in pericolo di vita, si rimetterà, meno male. Altro tema delicato sarà il mercato, la possibile cessione di Lautaro al Barcellona. Nel club catalano sono partite le epurazioni fuori dai progetti, Umtiti, Rakitic, Vidal e Suarez sono gli ultimi due a far gola all'Inter, anche se Suarez è seguito dalla Juve a un ingaggio da 18 milioni netti, Messi una partita a parte che l'Inter e Suning giocheranno. Il primo punto però è capire se con Conte o no, così conclude il Corriere della Sera. Ci spostiamo al Corriere dello Sport per vedere anche qui come viene analizzata la situazione in casa nerazzurra. Come vedete un po' da quello che abbiamo letto e detto, aumentano le possibilità che possa riuscire la mediazione di Steven Zhang, Conte come una finale, il titolo del Core Sport, Zhang cerca il dialogo, il tecnico valuta se ricomporre, oggi incontra il presidente dell'Inter, dentro o fuori, Allegri alla finestra e poi da risolvere subito anche il caso Lautaro, tutto dipenderà dal prezzo, Skriniar aspetta una proposta, Inter, il giorno della verità, il Conte o Max, il presidente Zhang proverà a ricomporre, il tecnico a non rompere, pronto Allegri nel mirino però anche del Paris Saint-Germain. Il giorno della verità è arrivato oggi, infatti si capirà se esistono ancora margini per proseguire assieme oppure se sarà inevitabile il divorzio tra l'Inter e Antonio Conte. Lo stabilirà un confronto tra Steven Zhang e il tecnico leccese che si terrà appunto in giornata con ogni probabilità in via della liberazione, secondo quanto filtra. Il presidente nerazzurro non ha abbandonato l'ottimismo di trovare un punto di incontro, anzi si adopererà per trovare il modo di ricomporre la frattura. Sarà decisivo però l'approccio e l'atteggiamento di Conte, che una volta calmate le acque potrebbe presentarsi all'appuntamento con maggiore disponibilità ad affrontare la situazione con spirito costruttivo, evitando chiusure preventive. Il resto della dirigenza, nello specifico Beppe Marotta e Piero Ausilio, resterà in attesa e verrà coinvolto solo se davvero si aprirà uno spiraglio per la pace. A quel punto si dovranno sedere attorno a un tavolo per trovare il modo di convivere senza altre turbolenze. In una situazione del genere il grande rischio infatti è che, non trovando via di uscita, si preferisca andare avanti anche senza aver risolto i problemi, così al primo di nuovo
snodo della stagione, si rischia di ritrovarsi, come vi dicevo, quella che era la mia preoccupazione massima, punto a capo con una questione irrisolta, come è successo un po' alla Juventus con il confronto con Agnelli pochi mesi prima, con Conte, e poi in mezzo, in piena estate, l'addio tra i due, l'eventuale apertura del tecnico leccese non significa però che non proverà a portare avanti le sue istanze, come ha già annunciato, non intende far marcia indietro, presenterà a Zhang Junior una sorta di rendiconto della stagione senza fare sconti. Il presidente nerazzurro proverà ad andargli incontro, ma non potrà mai permettersi di consegnare le chiavi della società all'allenatore, perciò gli verrà fatto capire che per il mercato, ad esempio, sarà necessario far conto sulle risorse a disposizione, escludendo da subito che si possano ripetere i grandi investimenti di un anno fa. Significa che le richieste di Conte dovranno essere calibrate alla situazione, ed essendo stato avvisato non potrà andare poi a lamentarsi in pubblico. Gli verrà spiegato chiaramente che il suo lavoro dovrà essere limitato al campo, quindi agli aspetti tecnici e tattici della squadra, da evitare dunque qualsiasi intromissione nelle dinamiche societarie che non sono di sua competenza e che non dovrà trattare pubblicamente, tra le varie voci che hanno preso a circolare in questi giorni. Ieri c'è stata anche quella di un possibile arrivo di Petrachi, figura assai vicina allo stesso Conte, essendo cresciuti insieme nelle giovanili a Lecce, per prendere il posto di Ausilio, corteggiato dalla Roma come direttore sportivo. L'indiscrezione tuttavia sembra priva di qualsiasi fondamento per il Corriere dello Sport. Qualsiasi piega prendano gli eventi, si può già prevedere che non si risolverà tutto oggi, occorrerà qualche giorno per sistemare ogni aspetto, che si vada nella direzione della conferma del divorzio. E poi i conti in tasca, obiettivo buona uscita. In caso di rottura a Conte, la differenza tra il suo ingaggio e quello di Allegri, e c'è sempre Spalletti, la società resta decisa a evitare l'esonero, sul tavolo decine di milioni e tre. Tecnici, poi Lautaro in bilico, l'Inter in attesa, il Toro al Barça solo se garantirà i milioni necessari per gli acquisti, Skriniar in uscita, Kanté o Emre Can in entrata, dipende dal tecnico. E concludiamo velocemente con Tutto Sport, secondo cui invece la voce di Petrachi ha del fondamento e potrebbe essere, diciamo, anche la chiave per convincere Conte a fare retromarcia. Il jolly di Zhang, Petrachi per Conte. Il presidente nerazzurro gioca l'ultima carta per evitare il divorzio, un DS gradito al tecnico, ma intanto ha il sì di Allegri. Con Tutto Sport il titolo, concludiamo la nostra rassegna stampa oggi, pronti a questa giornata così importante, quindi rimanete sintonizzati, perché ad ogni ora ci potrebbero essere novità importanti in una o nell'altra direzione. Aspettiamo cosa riuscirà a fare Steven Zhang, e voi, mi raccomando, sempre sintonizzati qui sul canale, iscrivetevi e condividete i video. Mi raccomando, buona giornata.